eccoci qua, siamo qui a Modena Fiera per questo torneo di Clash Royale. Abbiamo visto la partecipazione di un bel po' di giocatori oggi. Andremo a commentare io assieme qui a Yakidale. Ciao ragazzi! Andremo a commentare quelle che sono le semifinali, le finali e una gran finale, la grand final. E ci saranno anche dei premi, ragazzi, per il vincitore. Cominciamo, direi di sì. Quindi siamo con Zane, YouTube Zane SG, contro Nikul GR. Esattamente. Che stanno salendo nel ring esattamente in questo istante. Attenzione. Tra l'altro guardate che bello che è il ring fatto così, cioè secondo me è tanta roba. Esatto. Tra l'altro è la prima volta che streamo un evento dal vivo qui sul mio canale, quindi ci sta veramente un sacco. Ricordiamo che questa è la semifinale, poi ci saranno una serie di partite per decretare chi andrà in finale, dopodiché ci sarà la finalissima, teoricamente. Esatto, esattamente. Vediamo se sono pronti quindi i giocatori oppure no. Eccolo qua. Ah, perfetto, ci siamo ragazzi, ci siamo. Oh, okay. Prima partita quindi tra Nico02, che banda subito un gigante, contro YouTube Zane SG, che risponde con un golem di ghiaccio seguito dalla gang dei goblin subito sul ponticello, fermati immediatamente in difesa. Risponde Nico02 con un mega schermo che va a fare qualcosina, ma attenzione, i goblin quando sono tanti sotto torre sappiamo che fanno tanto danno. Ed è riuscito a fargli un bel po' di male, eh. Attenzione però, attenzione perché la mongolfiera lì dietro il gigante si è difesa bene, ma non benissimo. Dai, niente male però, niente male, bravo con l'attacco dei pipistrelli, YouTube Zanes, intanto la principessa va a morire per colpa giustamente delle frecce. Vediamo un po' come risponde quindi il nostro Nico02, se utilizzerà ancora il suo mega sgarro in attacco, vediamo, o meglio in difesa, vediamo cosa succede. 2 minuti e 5 intanto al termine della partita, Goblin, Goblin da parte di molto interessante. Esatto, intanto un cavaliere da parte di Nico che, diciamo sì, è riuscito comunque a difendere la sua torre. Adesso probabilmente tenterà di nuovo con la mongolfiera. No. Ecco qui ragazzi la nuova novità di Clash Royale, Gran Cavaliere. Intanto il gigante tranquillo, fierissimo sulla torre, toglie già un bel po' di vita. Attenzione, il Gran Cavaliere torna indietro a cercare di difendere quella torre di Tuzzani. Sì, diciamo che col gigante lì è riuscito a fargli un bel po' di danni. Esatto, ma tanti. Vediamo se riesce a fare il suo salto. No, purtroppo non ce la fa Zane col suo gran cavaliere. Ma intanto procede la principessa dall'altro lato. Anzi, non più bravo Nico con le frecce. È partito forse meglio Zane. Adesso sta scendendo un po', però per ora sembra essere equilibrata la partita. Esatto, intanto siamo quasi a livello di parità, vedo c'è un 718 e un 748 punti ferita rimasti per entrambi i giocatori. Intanto il cavaliere, attenzione, mongolfiera. Di nuovo costretto a mandare quindi la razza. Ce la fa, bravo Zane, attenzione, sì. Ghiaccio. È riuscito a fargli danno, intanto siamo entrati nell'ultimo minuto. Esatto, vediamo un po' cosa succede, contanto 400 punti ferita, risponde quindi con gigante tranquillamente vicino alla torre. Sì, non si vede le visite. Eh già, intanto un gigante sul ponte, attenzione, quasi vicino alla torre. Cioè, vediamo se quella mongolfiera assieme al gigante come combo riuscirà ad animare. Penso proprio di sì, grande cavaliere, non funziona tantissimo. Buonissima Zane, difesa, incredibile. Intanto il gran cavaliere, attenzione, potrebbe arrivare alla torre, vediamo se ce la fa. Ce la fa la principessa di dare aiuto, intanto parire il goblin da Zane, attenzione. Una bellissima tecnica, ma bravissimo Nico con le frecce in tempo. È combattuta, è molto combattuta. Sì, quella razza mi sta facendo tantissimo. Oh, attenzione al tanto la fine da parte di Nico, sorpresina. 130 è... Diciamo che Nico l'ha a metà vinta, però mai dire mai. Continua la partita intanto, 130 sulla torre di YouTube Zanes. Vediamo se quel pulcio di drago... Attenzione! Attenzione, ce la fa, bravissimo YouTube Zanes. Con l'ultima carta razzo e si porta a casa la prima vittoria. Chiaramente bella... sono... al meglio di tre, giusto? Bella partita. Allora ricordiamo che il perdente ha la possibilità di cambiare il deck, mentre il vincitore no. Le partite sono al meglio delle tre, di conseguenza ne dobbiamo giocare sicuramente almeno una. Esatto, quindi tra poco partirà anche la seconda partita, sempre degli stessi due giocatori, quindi vediamo che cosa andrà a succedere nel secondo match e chi si azzeccherà anche il terzo match. Quindi intanto vediamo un po', ecco la partita. Intanto Gang dei Goblin da parte di Zane SG risponde con una bella fuorilegge, Nico 02. Ricordiamo che chi vince questa partita andrà in finale, chi perde andrà contro Rional. Esattamente.
Intanto un bello stregone elettrico da Nico 02, risponde Zanneg subito con la principessa, ma anche con la gang dei goblin da parte di Nico. Ovviamente il parere dei goblin qualcosina ha fatto, attenzione, intanto tutti gli stelli che vanno a far fuori quella principessina. Intanto dall'altra parte sta succedendo qualcosa di brutto, intanto Pekka contro il gran cavaliere, sì. Però, tra l'altro sappiamo benissimo che il gran cavaliere contro il Pekka non ha proprio possibilità. Però i pipistrelli hanno fatto veramente tanto male al Pekka, infatti non è riuscito a arrivare alla torre, ha messo la principessa invece Zane di là. Vediamo cosa farà adesso Nico. Allora, intanto una hit riesce a farla, aspettato un attimino giustamente Nico con i suoi goblin per far fuori la principessa, risponde con un golem di ghiaccio per attirare quei goblin molto molto fastidiosi. Sì, stanno giocando in modo molto conservativo, devo dire. Allora, vediamo un po', fuorilegge questa dall'altra parte, giustamente il golem di ghiaccio nessun problema, intanto un barile di goblin da parte di Zane, 1600 punti ferita, risponde con i pipistrelli, attenzione abbassa gli HP a 1400, intanto di là un Pekka dall'altra parte, attenzione a fuorilegge chiaramente, ma attenzione quel Pekka dall'altra parte. Questo qui è un attacco che potrebbe fare molto 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 male. Di pochissimo, però dopo lo stregone elettrico intanto in coppia col Pekka, vediamo se ce la farà a fare una hit con il Pekka sulla torre di YouTube Zane SG, bravissimo Nico02 che tenta con i pipistrelli di far fuori quel fastidioso stregone elettrico, bravissimo il Pekka, bravissimo. Lì ha fatto 3 hit, 2 hit, vediamo se ce la fa ancora, mamma mia, fantastico Nico 02, bravissimo quello stregone elettrico che gli salva praticamente il fondo schiena del Pekka. Intanto bravissimo Nico, bravissimo. Intanto ha 10 di visir, adesso schiera la fuorilegge, si difenderà probabilmente con la gang di nuovo. Esatto, barile giustamente no, da parte di Zane. Decide di metterla di là. Fuorilegge qualcosa toglie, intanto goblin, attenzione, forse la torre anche di Nico sta rischiando tantissimo con un barile, forse sì. Può farcela, vediamo se ce la farà. Ha perso molto di visir però, Sì, sì, attenzione, tanto un Pekka da parte di Nico 02, di nuovo risponde con il gran cavaliere che salta addosso al Pekka cattivissimo con i pipistrelli e anche la principessa dietro, che potrebbe essere un problema per i goblin di Nico 02. Vediamo se ce la farà. No, ce la fa, giustamente risponde secondo con un Pekka me... e via con un razzo. In questo momento Nico è abbastanza favorito, non molto, ma esatto. Potrebbe portarsela sì, a casa. Sì, sì, sì. 8 secondi ragazzi, vediamo se la barriera dei goblin salva la partita di Zarya SG, attenzione stregone elettrico, 420 punti ferita, intanto la principessa non ce la fa dall'altra parte, bravissimo, bravissimo Nico, il meglio delle tre, quindi ragazzi di nuovo come dicevo, ok appunto, ci siamo, Nico 02 contro io, quindi chi fa questa passa, esatto, ok esatto, esatto. In finale allora. Ok, ora inizia a capire qualcosa. Si stanno studiando quindi i giocatori, vediamo chi sarà primo. Ok, pipistrelli da parte di Zane contro i goblin di Nico 02. Questa volta abbiamo Zane sotto e Nico sopra, giusto? Esatto, esatto. Intanto un Pekka da parte di Nico 02 che tranquillamente adesso andrà verso il centro del ponte. Vediamo come risponde quindi YouTube Zane SG, principessa invece dall'altra parte. E vediamo. Ricordiamo che Zane poteva cambiare mazzo, ma non mi sembra che l'abbia cambiato. Esatto, sto pensando lo stesso. Sì, mi sembra che non abbia cambiato deck. Scelta quindi di Zane. Intanto, di là abbiamo la fuorilegge. E dall'altra parte un gran cavaliere. Sì, sì, attenzione. Sì, deck perché c'è il gran cavaliere. Pericolosissimo, intanto il gran cavaliere con anche il barile del goblin da parte di Zane SG. Vediamo se ce la fa. Intanto, salto sullo stregone. Due hit per farlo fuori. Giustamente, ce la fa. Vediamo se fa il salto. Fatto, ce la fa. No, non ce la fa. Un non bel po' di danni con il barile comunque. Perché ha portato la torre a 788. Esatto, esatto, se sì. Non leggo male. Sì. E non, cioè, sì. Si è difeso anche senza troppi problemi. 788 intanto i punti ferita di Nico 02, sembra quindi Zane SG in vantaggio in questo terzo match decisivo. Vediamo, vediamo, stiamo a vedere. Perché abbiamo visto che prima Nico col Pekka e la fuorilegge è riuscito a fare una buonissima combo. Adesso non ha il mazzo girato bene evidentemente Zane. Esatto, intanto gang dei goblin da parte di Zane SG verso la torre arciere. Vediamo che cosa succede adesso, attenzione. Sì, sono rimasti entrambi con i mazzi un po' girati male, non sanno bene che mosse fare evidentemente. Esatto. Adesso Nico va col Pekka, di conseguenza. Esatto, intanto... Attenzione di là, la torre scende a 369, fantastico. E quella... Zane SG ancora una volta. Fuori legge, quindi tranquillamente fermati con i pipistrelli, vediamo se no, non ce la fanno. Attenzione fra quel Pekka da parte di Nico 02, vediamo come riuscirà Zane a distrarlo tranquillamente con il golem di ghiaccio. È la combo di prima, la combo di prima, la combo con Pekka e stregone. Però questa volta il gran cavaliere è riuscito a difendere. Ok, principessa ferma il Pekka, meno male, bravissimo. Risponde in tempo, intanto 89, direi che la torre di Nico 02 purtroppo ci sta per 30 secondi.
30 secondi. Tutto può succedere, però al momento Nico è leggermente svantaggiato, anzi abbastanza svantaggiato. Vediamo se ce la fa, intanto il nostro Zane si gira a terminare velocissimo la partita, intanto questi pipistrelli di Lacchio purtroppo non fanno assolutamente niente. Ci stiamo, sta aspettando 15 secondi per buttare giù la carta decisiva che porta la vittoria per Zane. SG che si porta a casa dunque la vittoria in questo terzo match. Complimenti decisivo a Zane. Applausi dal pubblico, intanto il pubblico rumoreggia per Zane. Ricordiamo quindi che si stringono la mano intanto i due giocatori. Grandissimo fair play al nostro torneo, sempre fair play prima di tutto, ragazzi. Adesso Zane passa, si può riposare in finale. Esatto, dopo passerà chiaramente in finale. Zane andrà in finale. Tra poco riparte quindi, ragazzi, la prossima partita. Speriamo entro qualche secondo, si stanno ancora preparando, vediamo un pochino, appena ho conferma ragazzi vi dico subito qua in live, intanto continuiamo ancora ad aspettare. Sì, non preoccupatevi perché comunque il clou si deve ancora giocare. Eccoci qua, oh, finalmente ci siamo. Dark contro Rion al 91, attenzione. Ci siamo persi il primo minuto di gioco, ma sembrano abbastanza sì, parità. Siamo alla pari, esatto. Intanto un cuccio di Drago, un cavaliere da parte di Rion al 91, che viene subito tratto dalla fuorilegge con gli spiriti di fuoco in aiuto. Attenzione, quella fornace potrebbe essere pericoloso per Rion al 91. Sì, sembrano due mazzi molto difensivi, a dire la verità. Esatto, tra l'altro quello sotto c'ha il mio stesso deck. Io nel 91 c'ha il mio stesso deck. Allora, vediamo un po' la principessina. Sicuramente contro gli spiriti sarà d'aiuto. Attenzione, intanto vediamo lì dietro un mini pack che avanza verso il centro dell'arena contro quella poverissima principessa. Cerca di allontanarlo con il suo, con la sua troppa. Attenzione, risponde con il cucciolo di drago, il nostro Dark. Può fare male, può fare male Dark. Vediamo come si difenderà. Vediamo intanto la fuorilegge che colpisce la torre arciere nemica. Attenzione, bravo Dark, attenzione, un'altra fornace messa questa volta dietro, posizionata dietro la torre arciere. Abbiamo quindi quella veleno sulla principessina che mette a morire, intanto un paniere goblin con anche il cavaliere da parte di Rion al 91. Ottimo lo stregone elettrico piazzato lì, gli ha dato veramente un buonissimo vantaggio e adesso Dark ha un buon margine in realtà, adesso va si prepara un buon attacco. Ok, questa volta si è visto costretto a mandare la gang dei goblin contro quella fuorilegge pericolosissima sotto la torre. Infatti la fuorilegge ha fatto male. Attenzione, 700-580, sembra che Dark questa volta possa riuscire a beccarsi qui della partita. Vediamo se beccarsi una vittoria, se ce la fa. Intanto di là un'altra veleno insieme a mini pack molto molto pericolosi del cavaliere, intanto un cucciolo seguito dagli spiriti da parte di Dark. Siamo negli ultimi 10 secondi, signori. La fuorilegge lì potrebbe decidere la partita. No, attenzione alla spinta. Sì, 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 no, attenzione, cavaliere, riesce in tempo. Bravo, Rion al 91. Buona difesa, però ha poca vita. Sì. La veleno dovrebbe bastare. Sì, dovrebbe riuscire. Sì, ci siamo. 61, 31, ti immagini male a 1. Ce la fa. Vince Dark. Ricordiamo che le partite sono al meglio delle 3. Di conseguenza ne abbiamo ancora almeno una. Esatto. Allora, quindi ripetiamo che chi perde tra i due ormai verrà squalificato, mentre chi vince passerà alla finalissima nel bracket dei loser. Quindi rivincita Rionai contro Dark. Partiamo da 3 minuti. Chiaramente adesso ognuno si tiene l'elisir per ottimizzarlo al meglio. Estrattore per Rionai, quindi ha cambiato mazzo. Sì, esatto. Intanto ovviamente lo stesso deck invece da parte di Dark. Vediamo un po' quale tank andrà accompagnato. Quello qua intanto il Pekka. Subitissimi. Dietro quindi, vicino meglio al suo ponticello, vicino al ponte dell'arena. Vediamo intanto, attenzione, Pekka contro Pekka. Intanto però domatore. Quel domatore lì è stregone elettrico, si può difendere bene. Wow, due colpi nonostante lo spirito del Pekka e lo stregone elettrico è riuscito a darli. Bravo. Diciamo che si è difeso bene lui e ha attaccato bene Rion. Esatto. Intanto un Pekka tranquillamente riesce a fermare benissimo, tanto un cucciolo di drago che arriva alla torre arciere di Rion 91. Intanto un altro estrattore di Elisir da parte di Rion 91. Perfetto. Vediamo, ancora una volta ovviamente la veleno, quindi cerca di togliere di mezzo quell'estrattore di Elisir, che forse ancora un pump di Elisir gli farà dare. Intanto 10 di Elisir che sta quanto Elisir da sopra Dark. E
va col domatore. Esatto, tanto spirito di fuoco aggressivo. È stato molto molto aggressivo, ottimo, e sta ottimo premiando. Penso che Dark non avesse abbastanza lesioni visto che aveva mandato il pecca. Comunque bravissimo, buonissimo attacco, è stato bravissimo a valutare il fatto che l'avversario non aveva così tanto lesir per difendersi. Attenzione, intanto mini pecca con la fuorilegge, chiaramente si sta difendendo. Bravo, bravo Rino, che si riesce a quindi difendersi con i gang, anche con lo spirito, però un colpo, la fuorilegge, anzi due, e riesce comunque a dargli. Riuscirà a fare la torre Dark oppure no? Lo scopriremo tra pochissimo. Se prima abbiamo visto una sorta di predominio di Dark, adesso la partita è decisamente ribaltata, ne vedremo di belle secondo me. Esatto. Manca un minuto, siamo negli ultimi 60 secondi. Ok, pecca, attenzione da parte di Dark sul porticello, accompagnato dal cucciolo di Drago, vediamo se ce la farà, chiaramente risponde anche lui con il suo tank, quindi lotta tra titani, pecca contro pecca, qua anche il figlio letto di altri figli pecca, ovviamente distratti dalla gang dei Goblin. Dovrebbe riuscire ad attaccare col mini pecca. No, 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 sì, ce la fai. Uno è riuscito. Esatto, intanto domatore dall'altra fuori parte, vediamo se ce la fa la torre. Oh, bravo Dark, riesce a riportarla, quindi la partita è molto bene. Uno stregone elettrico, attenzione, due estrattori di Lizir, vediamo se avrà fatto la cosa giusta. Ora se riesce a difendersi dal pecca, dovrebbe farlo. Ce la fa, non ce la fa, vediamo. Manda subito qualche truppa Rional. Ok, tanto c'è tanto per Lizir, quindi ce la fa con i due estrattori, quindi tranquillamente ce la fa di tanto. Adesso probabilmente a breve entrerà l'attacco col domatore. Esatto. Vediamo se indisturbato riuscirà a fare il performance. Intanto usa anche la fulmine, grandissimo Rional. Vediamo se ce la farà. Intanto metà se ne è tutto ferita. Non riesce a tirarla giù subito, ma si porta in un buon vantaggio, direi. Intanto secondo elettrico si tenta di mandarlo sempre più via, intanto un pugno di Drago risponde in difesa con tantissimo Elisir, Rional al 91 con il suo pecca, vediamo un po' cosa succede adesso, pecca contro pecca, pecca prende il valore. Esatto, vediamo un pochino. Ok, comincia un po' a difendersi meglio Darko con la sua fornace, questa volta dietro il pecca, vediamo cosa succede. È un po' in difficoltà Rio ancora, però dovrebbe riuscire a difendersi. Attenzione ragazzi, sono sicuro che stanno sudando sul ring. Mamma mia che tensione, li vediamo concentratissimi. Esatto, intanto Domatore sta facendo sempre la sua figura un po' moderna. Forse no, non ci arriva ragazzi di poco, ma comunque il pecca riesce a tenere a bada un pochino il signor Dan. Probabilmente la partita si deciderà a suon di fulmini. Forse. Sta proprio di sì, veleno. Veleno, fulmine. Esatto. Allora, vediamo un pochino, bravissimo con la scarica, bravo. Questa è molto molto buona. Esatto, questa è molto molto buona. Riuscirà a salvarsi, vediamo tanto gli spiriti. Domatore, lui questa volta senza il pecca, vediamo se ce la fa ad arrivare verso la torre. Non ce la fa, ce la fa dare un colpo, bravissimo. Ragazzi, con la fulmine, se non sbaglio, ci siamo, c'è anche la scarica. Quindi, meno 12, bravissimo Rional, attenzione con il drago, bravissimo Rional, 91, porta a casa. Vince Rional 1-1. Quindi adesso rigiocheranno ragazzi, terzo match decisivo. Terza battaglia decisiva ragazzi, ci siamo. Chi vince, vince. Chi perde, a casa. Allora, prontissimi, 2:49 minuti ragazzi al termine della battaglia. Intanto 5 spettatori durante la partita stessa. Quindi vediamo se lanceranno coriandoli per chi li lanceranno. Intanto estrattore chiaramente da Rional con lo stesso deck. E Dark invece può cambiare ovviamente il suo. Sì, sicuramente è stato fortunato in entrambe le partite ad aver subito l'estrattore. Esatto, è vero. Intanto un gigante che non ce la fa chiaramente ad arrivare, okay. Ma qualche punto ferito al Dark riesce a toglierlo con la veleno. Si è difeso bene ancora un pochino di estrattore. Attacca di qua e di là. Domatore con gli spiriti. Sempre pericoloso il domatore. È interessante, quel domatore lì potrebbe fare molti molti aia, molti danni. Aia Dark, bisogna stare attenti a quel domatore, quindi sicuramente durante l'altro minuto decisivo ragazzi di questa partita dovrà pensare soprattutto a quel domatore che anche nella partita di prima non gli è stato molto d'aiuto. Sì, estrattore di Lesir intanto da Rion al 91, il minatore giustamente per far fuori quell'estrattore, bravissimo, quindi in tempo, anche se ha sfidato un po' troppo Rion con la gang dei Goblin, giustamente la veleno è arrivato un po' in ritardo, poteva arrivare prima forse. Sì. Tanto lagga. Ok, perfetto, ci siamo, 800 tanti punti feriti di Dark, attualmente Rional leggermente in vantaggio, vediamo un po' chi vince. Vediamo Dark in difficoltà in questo momento, si percepisce dalla posizione, lo vediamo qua sul ring. Attenzione, domatore ancora una volta da Rional 91 verso la torre, forse una vita riesce a toglierla, forse anche due. Scarica, attenzione, due colpi a 304 punti ferita, attenzione, strega intanto novità di questo torneo, attenzione con la fulmine, bravo Rional.
ma attenzione, come i barbari scelti potrebbero fare, barbari scelti, aia, aia, potrebbero fare male, potrebbero fare molto molto male. Se ce la fa, ce la fa, attenzione, la viene torre. 53 ha fatto la torre, se ce la fa, basta una scarica. Esatto, vediamo se adesso con 65 secondi rimaste il doppio di Lisieri riusciranno quindi a ribaltare il match, soprattutto il nostro Rio 91. Vediamo un pochino il mega sgarro da parte di Dark, risponde quindi con, vediamo un pochino, tanto c'è il trattore, ancora una volta il minatore sull'estratore, questa volta bravissimo Rio 91 con la gang dei Goblin, ha fatto la stessa giocata di prima e è riuscito a difendersi bene. Esatto, Rio 91 tra l'altro ha lasciato stare il gigante, anzi no, risponde con il pecco, ma intanto di là con il domatore dovrebbe riuscire a farlo. Assolutamente sì, intanto barbari scelti pericolosissimi da Dark, bravissimo, ha colto l'occasione perfetta, vediamo se quella veleno riuscirà ad aiutarlo. Intanto gang dei Goblin, attenzione, 1078 punti ferita contro 1500, quindi la partita è veramente equilibrata, mancano 20 secondi. Vediamo un pochino, intanto mega sgarro, due mega sgarri nel campo di battaglia, gigante, attenzione, qui si fa brutta, c'è anche, oh, bravissimo con gli spiriti, bravissimo con il pecca di 91, attenzione il minatore, intanto indisturbato sulla torre di Rion 91, vediamo se ce la fa, il pecca riesce a difendere in tempo, ok, siamo ancora in battaglia, attenzione. vediamo un pochino, è veramente tesa, col domatore, eccolo il domatore, attenzione, bravo che i barbari scelti questa volta, ma un colpo riesce comunque a dare, 80 punti ferita rimasti, Rion 91, di nuovo ragazzi in vantaggio, vediamo un po' se ce la fa. Dovrebbe farci una scarica, fa, scarica, si porta a casa. C'ha la fulmine Rional, quindi non abbiamo ragazzi, visto. Siamo. Non avevo no, minatore ragazzi dietro la torre, attenzione, bravissimo il tempo. Rional 91, bravissimo entrambi i giocatori ovviamente. Complimenti, bellissima partita. È riuscito. Bravi. Sembrava all'inizio vincente Dark. Esatto. Cambiando deck, Rional è riuscito a. Intanto si danno la mano, brevissimi i nostri Rional 91 e Dark. Grande sportività dai nostri giocatori del nostro torneo. Esatto, un bel fair play. Complimenti al vincitore, ma complimenti anche al perdente per essere arrivato fin qua. Assolutamente sì. Ok. Sì, allora loro sono esattamente Nico e esatto. Rional. Rional a sinistra e Nico a destra. Molto allora, si stanno preparando sul ring, chiaramente aspettiamo qualche secondo che sistemino i propri dispositivi per continuare a giocare tutto in diretta. Ok, ci siamo. Grazie Phil. Allora, ci siamo ragazzi, partita tra Nico 02 e Rional 91. Ricordiamo come andrà. Vai. Chi vince va in finale. Esatto. Ok, ci siamo. Spiritello di ghiaccio subito così. Allora, vediamo un po', un gigante ancora una volta, seconda volta che lo vediamo in questo torneo qui a Modena di Clash Royale, intanto una gang dei Goblin da parte di Rional 91 risponde con un Baby Dragon Nico 002 che riesce tranquillamente a fermare il cavaliere e anche ragazzi i Goblin. Intanto un bel gigante lì tranquillo, attenzione, torre infernale questa volta da parte di Rional 91. Cavaliere intanto di lì riesce a fare una hit se non sbaglio, intanto la torre infernale si comporta benissimo, fa fuori tranquillamente sia il gigante che anche il cucciolo di drago di Nico 02. Esattamente, la torre infernale è stato un buonissimo investimento, adesso si è difeso bene con le frecce, un po' di danni è riuscito a farli Rional, adesso vedremo come si comporterà quel cavaliere. Esatto, intanto la principessina dietro la torre, tranquillissima da parte di Rional 91, intanto mongolfiera accoppiata alla combo fantastica con il mega sgarro, infatti vediamo se ce la farà e si trova molto costretto. Molto interessante, ma arriva la torre inferno pronta. Ce la fa riprendersi, dai. La torre inferno è andata giù e col mega sgarro è riuscito a fare qualcosa. Un colpo è riuscito a darlo, comunque bravo Rional che si è difeso in tempo, è stato comunque tempestivo. Per ora abbastanza equilibrata. Bruttissima cosa la principessa lì sul ponte con il barile, intanto riesce a fermarlo con i tre scheletrini, bravo quindi Nico in difesa, intanto 1046 che risponde subito con un gigante che si sta per avvicinare alla torre, intanto vediamo se quel cavaliere in coppia al piccolo spirito del ghiaccio riuscirà a fermare quel gigante pericolosissimo. Vediamo, con le frecce è riuscito a tirar fuori la principessa, sì, infatti, ma bravo. Non è riuscito a fare molti danni col gigante lo stesso. Esatto, intanto il cuccio di drago anche non fa tantissimo, risponde subito col barile, se la sta giocando moltissimo ragazzi Rional 91 con il barile un po' come nei match precedenti, intanto un cavaliere, un mega sgarro da parte di Nico 02 verso l'arena di Rional 91, verso il campo di battaglia, intanto torre infernale in difesa che si comporta ancora una volta, sembra molto bene.
e quando arrivano al mente la torre infernale è un problema effettivamente per Nico. Esatto, intanto 622 di là, vediamo se quel barile dei goblin riuscirà ancora una volta a passare ulteriormente i punti ferita della torre. Infatti eccola qui, vediamo se ce la fa questa volta ancora una volta. No, questa volta usa le frecce sul barile, non sulla questa volta si è difeso bene Nico e potrebbe pensare di attaccare con quel gigante. Esatto, vediamo un po' se quella torre infernale ancora una volta ferma, questa volta tre truppe, vediamo, ce la fa tranquillamente, niente frecce questa volta per Nico se non sbaglio, quindi la principessina qualcosa riuscirà a fare, intanto 600, bravo Nico con la principessa, intanto Mega Sfera non ce la fa neanche, molto combattuta, gigante, molto combattuta, con la mongolfiera potrebbe avere l'asso nella manica Nico, vediamo quando la metterà. Ma sì, anche perché abbiamo usato la torre infernale, ma attenzione, colpo di scena, bravissimo, con la torre infernale, Rional 91, che si porta a casa la prima vittoria di 3. Complimenti Rional, adesso ovviamente Nico potrà cambiare mazzo. Ci siamo ragazzi, Rional 91 contro Nico 02, buona fortuna quindi da parte di Rional 91, grazie da parte invece dell'altro giocatore, quindi c'è anche comunicazione, c'è un fair play già da inizio partita. 10 lisiri intanto di Nico 02 che sta continuando a vuoto, vediamo se risponderà contro questa principessa da parte di Rional accompagnata con il cavaliere, tranquillamente tronco bravissimo, non ce la fa in tempo, qualche lisiri riesce a darla anche ai gol, ai gobi. Non riesco ancora a dirlo sinceramente, mi sembra di no. Forse. Allora, intanto Nico 02, vediamo se manda qualche altro truppo oltre il Begasgaro che purtroppo non è riuscito ad arrivare verso l'altra torre, intanto Gang dei Goblin da parte di Rional 91 che forse arriva anche alla torre, quindi attenzione, pericolosissima ancora una volta ragazzi, la Gang dei Goblin, sapete bene, sono molto pericolose, quindi tronco su quella principessa pericolosa di Rional 91. Sì, adesso però col gigante, se riesce a levarsi la torre inferno potrebbe fare danni. Vediamo, c'è anche quello stregone elettrico questa volta. Stregone elettrico è molto interessante. Intelligente questa volta Nico 02, giustamente la torre infernale potrà fermarla con questa truffa. Ma ce la farà, vediamo se ce la farà. Intanto un barile goblin da parte di Rional 91 su Nico 02. Sì, qualcosa, se non... no, mi sembra che non abbia tolto niente. Intanto un mega sgarro, ovviamente attratto da quella torre infernale che è ancora in vita ragazzi, è ancora in vita, vediamo un po' se quel gigante riuscirà o no ad arrivare a questa torre. Sì, la torre infernale dà veramente tanto fastidio a Nico. Gang dei Goblin da parte di Rional 91, ancora una volta risponde Nico 02 con la tronco facilissima, tranquillamente, vediamo adesso come andranno avanti questo minuto di partita. Intanto una principessa da parte di Rional direttamente sulla torre, cerca in tutti i modi di abbassare i punti ferita, ancora una volta la tronco, forse un po' troppo in ritardo, intanto un gigante da parte di Nico. Avrà ancora la mongolfiera o no? Chi può dire? Mi sembra di no, vediamo se adesso è stato l'intervento. Manca ancora una carta, è la strega notturna. Ok, infernale intanto che si comporta benissimo da parte di Rional, un po' se questa gang viene fermata tranquillamente, intanto stregone elettrico, pipistrelli pericolosissimi, attenzione poi pipistrelli, cosa sta succedendo, attenzione, due stregoni elettrici sulla torre di Rional 91, forse ce la fa, l'ultimo colpo e ce la fa, Nico 02, bravissimo Nico. La torre, bravissimo, 20 secondi, vediamo se quelle barile dei goblin riuscirà a fare qualcosa, dovrebbe difendersi, attenzione, wow, 43, bravissimo Rional 91, incredibile barile goblin, 10 secondi, siamo ancora in battaglia, ancora una volta, equilibratissimo questo scontro, lo stregone di ghiaccio di Nico e lo stregone ha salvato la partita. Sta cambiando le sorti della partita, esatto, intanto eccolo qui che saltella ancora una volta, utilizza questa volta Nico 02 le frecce contro sia lo spirito del ghiaccio che anche la principessa. Il barile lì questa volta non ha creato troppi problemi, lo stregone elettrico riesce a difendere, bisogna vedere la principessa. Aia, ok, bravo, con la torre infernale in tempo, anche se poteva fare di meglio, ma attenzione, frecce intanto ancora una volta con il stregone elettrico che arriva verso la torre sempre quasi indisturbato, quindi bravo Nico per prendere l'attimo giusto per mandare questo stregone. Sì, Nico si è portato un pochino in vantaggio diciamo, ma non lo darei così scontato diciamo. Esatto, intanto stregone elettrico dietro al Mega Sgarro, fermato quindi con la gang, bravo Nigliera 91, strega notturna, carta molto molto interessante, intanto un barile, vediamo se utilizza la pronta, ma le frecce. Intanto di nuovo la strega notturna, vicino alla torre, pericolosissima, attenzione pipistrelli di Nico 02 che riesce, attenzione,
a buttare fuori quella sfera notturna. Buonissima tronco. Attenzione Pipistrelli, pericolosissima. Attenzione, Rico 02 sulla torre. 526, 361. Bravissimi Pipistrelli della strega notturna, bravo Nico 02. Vediamo un po' Rio nel 91 se riuscirà quindi a salvare la partita in questo minuto e 40 secondi di match. Ha un buonissimo vantaggio Nico in questo momento. Sorpresina, eccola lì, andata con golfiera, ma era una razza, attenzione. 361, intanto gigante, il gigante ce la fa, Nico 02, 54, bravo Nico 02. Intanto partono gli applausi, devi fare un applauso ragazzi, facciamo un applauso a tutti e due i giocatori, dai, se li sono meritati, bravissimi ragazzi. Intanto partita ragazzi, Nico 02, ancora una volta Rio al 91, ritorniamo sul match. Ok, ricordiamo che chi vince questa si porta a casa l'accesso alla finale. Giustissimo. Allora, vediamo un po', ancora una volta gigante, pericolosissimo, ancora una volta il mega scaro. Allora, Rio ha un deck abbastanza aggressivo con il domatore. Sì. Mentre Nico per regolamento ha mantenuto lo stesso. Domatore pecca. Sì. È il deck che ha utilizzato prima, mi pare. Sì. Il pecca si comporta bene, meno male, riesce Rion al 91 a difendersi da quel gigante cattivissimo. Vediamo se ci sarà ancora una volta la torre infernale oppure no, sono curioso. Intanto abbiamo uno stregone elettrico, quindi vediamo se Nico si aspetta una torre infernale da parte di Rion al 91 oppure no. Non credo che abbia la torre infernale, sinceramente, però mai dire mai. Allora, intanto un gigante da Nico 02, tranquillamente, si carica l'Elisir, vediamo quindi come risponderà Rion al 91. Ricordiamo ancora una volta, come ha detto poco fa, gli Achidale, che chi vince va in finale. Intanto un domatore dall'altra parte, attenzione, risponde con una strega notturna, quindi questa volta strega notturna dovrà giocarsela contro il domatore. Gigante di là, vediamo gigante mega sgherro, aia Rion al 91, la torre ragazzi mi sa che purtroppo va giù. Intanto c'è anche... è riuscito a difendersi ma non abbastanza bene. Allora 334, ancora la torre non è giù, non è ancora detto, vediamo se Rion al 91 riuscirà a rimontare insomma in questa partita. Si stanno un po' studiando sembra, intanto ancora una volta estrattore di Elisir, ricordiamo che ragazzi quelle che stanno facendo chiaramente sono delle giocate all'interno del clan, quindi ci sono le regole da torneo per quanto riguarda il livello delle carte. Intanto torre giù, decide di mettere l'estrattore per provare magari un attacco, vediamo cosa succederà. Si porta comunque avanti con l'estrattore, si deve risire, ma risponde infatti con un bel pecca, quindi tranquillamente ferma il pecca. Attenzione, il gigante manda il domatore. Può giocarsi la Riona, perché ha un deck che nell'ultimo minuto può fare molto molto male, infatti è riuscito a fare subito molti danni. Sì. Stiamo a vedere. Un gigante quindi che cerca in vano Riona 91, vediamo se ce la farà, bravissimo con le frecce, Rico 02. Bravissimo, pecca, attenzione, il pecca ha circa 30% di punti salita, quindi potrebbe arrivare una torre come potrebbe non arrivare, intanto un bel domatore. Bellissima fulmine. Sì, da parte di Riona 91, infatti forse ce la fa buttare la torre con un altro domatore, ma purtroppo 20 secondi, quindi non so neanche se ce la farà. Sì, in ogni caso l'altra torre di Riona non è messa molto bene, di conseguenza. Esatto, potrebbe comunque finire male. Diciamo che mamma butta la pasta perché la partita mai. Esatto. Direi che... oh, bravo Riona 91, attenzione, 2 secondi, 1 secondo, purtroppo ci siamo quasi ragazzi. E siamo nel sudden death, vediamo se il gigante ce la farà, 164 punti per Ita. Ragazzi siamo ancora in battaglia, frecce 66. Non si arrende Rional. Domatore dall'altra parte. Non potrà fare Rional molto, però questo è l'atteggiamento giusto, mai dare una partita per persa. Questo esatto. È l'atteggiamento che ci piace. Sì. Bella giocata, bravissimo, quindi Nico 02 che si porta a casa ragazzi la vittoria. Complimenti a Nico. Nico andrà in finale quindi con Zane, ricordiamo. Si salutano ancora una volta i due giocatori sul ring, bravissimi entrambi, molto molto. Di conseguenza Rionada è al terzo posto. Esatto, mi sembra proprio di sì, adesso tra poco aspettiamo qualche minuto ragazzi per i prossimi dovrebbe giocatori. Dovrebbe essere medaglia di bronzo. Salgono sul ring Zane e Nicul, io non mi ricordo mai, Zane dovrebbe essere quello a sinistra? Sì, quello con la maglia rossa. Intanto siamo arrivati a 1000, mi piace. Oh, bravissimi ragazzi, 1000 pollicioni in su, vediamo se continuiamo. 1001. 1001, giusto. Ok, stretta di mano già inizio partita, bravissimi, grandi. Sono sul ring ragazzi, prontissimi a giocare, tra poco di nuovo lo schermo di Clash Royale e andremo a commentare tutto quanto in diretta ragazzi, qui da Modena Nerd. Ecco, ci siamo. Oh, cambia anche l'arena, in finalmente, arena 1. Cambiamo un po'. In arena 1, signori. Buona fortuna quindi ad entrambi i giocatori, bravissimi, quindi eccoli lì prontissimi. Ci siamo. Grande sportività. Esatto, minatore intanto da parte di Zanek sulla torre arciere di Nico. E già 3 hit li abbiamo portati a casa per il nostro Zane
SG, Goblin contro Goblin. Giustamente non succede assolutamente niente. Intanto una strega notturna da parte di Nico, che sa se porterà davanti un tank come il gigante. Intanto pipistrelli che forse qualcosina riusciranno a fare. Intanto risponde anche con un veleno sulla torre arciera. Sì, hanno dei mazzi che sembrano essere abbastanza simili. Adesso vediamo le altre carte. Però elettrico ormai è il protagonista del torneo di oggi. È diventata la carta che ha salvato Nico dal baratro. Ma attenzione, perché Zan SG deve difendersi, ragazzi. Ci sono un bel gigante, un bel stregone elettrico che è bravissimo con i goblin dietro. Ma attenzione, già la tronco. Ottima scelta Nico, una combo di tre truppe veramente micidiali. Ma comunque si difende bene Zan SG. Bene bene, anche un po' di vital pack per dare fastidio. Sì, un pack che ancora dare fastidio con molto... il minatore, questa è una buonissima mossa. Sì, un pack che funge molto in queste partite che non ho visto. Non è riuscito a fare molti danni, però sono un elettrico anche da parte di Zane, quindi entrambi hanno lo stregone elettrico, pecca da una parte, gigante dall'altra, quindi diciamo che entrambi nel deck c'hanno una bella combo, direi. Ricordiamo che a Nico manca una carta sorpresa, potrebbe essere un incantesimo oppure la razzo, non mi ricordo, sì. Ma comunque adesso vedremo cosa succede. Gigante da parte di Nico contro pecca di Zan SG con dietro la strega notturna. Ottima combo, mettere la strega notturna dietro al gigante. Vediamo un po' se i pipistrelli aiuteranno questa strega a fare un bel po' di vita fuori. Quel pecca ce la fa, ma il pecca questa volta più vita di prima. C'è lo stregone di ghiaccio elettrico, sì, e c'è anche una bella fuorilegge, però quel minatore lì e quella fuorilegge lì. Sì. Se arriva la torre con il pecca, con magari il pecca e il minatore indisturbato, direi che potrebbe avere delle buone possibilità un Zane SG. Ancora una volta, ragazzi, combo con il pecca con il gigante, il pecca sguardo con il Nico 02. Molto interessante. Sì, sono veramente equilibrati questa volta. Adesso è riuscito a prendere un po' di margine Nico, ma al contrario... quante truppe ci sono? Adesso deve difendersi. Il pecca purtroppo non dura. Adesso deve difendersi e si sta difendendo bene. Molto bene, si è difeso molto bene. Intanto bella partita 500. Da parte di Zane. Sì, 512, scende ancora un po', 400 contro i 400 e di Zane. Sono in parità fondamentalmente. Sì, ricordiamo che c'è anche la tronca delle frecce, quindi potrebbe fare qualcosa in più rispetto a Zane, ma lo scopriremo tra pochi istanti. Attenzione, intanto di là un minatore che ancora una volta riesce a colpire la torre, vediamo se ce la fa con la veleno e la scarica. Zane si già portata a casa, scarica, ma dovrebbe farcela. Deve difendere, però deve difendere, attenzione, sennò... perché deve difendersi. 300 bravo, di vita. Bravo Zane SG che non ha veleno e va. Vediamo quanto rimane, vediamo se ce la fa. Ce la fa Zane SG, ce la fa con la veleno. Bravo Zane SG, bravissimo anche l'altro giocatore, giustamente. Tanto applausi dal pubblico per entrambi i giocatori. Zane adesso manterrà per forza questo deck, Nico lo potrà cambiare. Esattamente, tra poco ancora una volta, ripeto, ripartirà il match. Vediamo se cambierà il deck, se è convinto di questo qui. La partita devo dire che è stata molto molto equilibrata, quindi io non so se azzarderei a cambiare il mazzo, però esatto. Si può dirlo. La cosa interessante è che tutti i match che stiamo guardando sembrano molto molto equilibrati. Si fa fuori la torre, poi l'altro fa anche lui fuori la sua torre e la partita continua, quindi ci sta tantissimo sta cosa. Sinceramente non mi sarei mai aspettato partite così tante equilibrate, incerte fino alla fine. Vero, e anche occasione giustamente per chi sta seguendo, ragazzi dal pubblico e anche da casa, per prendere spunto magari da qualche strategia, di qualche strategia con i loro deck, che comunque sono arrivati fino alla finale di questo torneo italiano. Quindi ragazzi, bravissimi a tutti i giocatori presenti oggi a questo torneo. Esattamente, intanto siamo a 1065. 1065, bravi ragazzi, mi avete ascoltato veramente. Molto bene. Allora, siamo in battaglia di nuovo. Pipistrelli, okay. Da parte di Zane. E ovviamente risponde Nico con qualche truppa, giusto per iniziare ad utilizzare tutte le truppe del suo deck, con una bella fuorilegge fermata. La fuorilegge c'è sempre. Minatore ancora una volta molto molto fastidioso sempre in questi match da parte di Zane SG. Ha tenuto un po' di per un po' di tempo, non ho capito questa mossa sinceramente. Stregone elettrico intanto da parte di Zane SG, intanto siamo a 1073 mi piace, arriviamo a 1100 ragazzi per questo torneo, per questi giocatori italiani ragazzi in questo torneo. Intanto un pecca da parte di
Piccon 0-2. Vediamo se Pekka contro Pekka come andrà a finire. Sono curioso, ragazzi. Attenzione, Pekka tanto Goblin Pekka dietro i Pekka di Nico 0-2. Hanno dei mazzi molto simili. Hanno gli stessi identici mazzi. Hanno lo stesso mazzo. Solo il minatore che c'ha solo Zan SG e la fuorilegge da parte di Nico. Però sì, c'è la torre infernale. La torre inferno potrebbe cambiare la partita. Se ce l'ha anche Zan SG potrebbe finire in parità, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Vediamo. La torre inferno potrebbe aiutare molto Nico a difendersi. Stregone elettrico, molto molto bravo. Zan SG ferma quindi quella pericolosa fuorilegge che sappiamo col suo scatto se arriva sotto la torre fa veramente tanto tanto male. Intanto Goblin che qui non ce la fanno, ma comunque la partita continua. Ancora 1 minuto e 25 di partita. Sì, interessante per il momento. Si stanno studiando. Nessuno si è esposto particolarmente. Sì, si stanno studiando, stanno ancora fuori cercando legge, di capire. Fuorilegge per entrambi. Ah, esatto, errore mio ragazzi, c'è la fuorilegge, quindi carta scoperta. Se l'è tenuta nascosta, intanto l'ultima è la veleno. Un Pekka lì per difendersi. Vediamo un pochino lo stregone elettrico dietro il Pekka pericoloso, ma purtroppo hanno fatto una garetta. Lo stregone purtroppo gli è passato davanti e dunque viene fatto fuori dalla torre. Quindi fondamentalmente l'unica carta che varia dai due deck è il minatore e la torre inferno. Esatto, esattamente. Chi riuscirà a sfruttarla meglio vincerà la partita. Assolutamente sì, intanto lo stregone elettrico lì dietro giustamente cerca di fare il massimo. Nico 0-2, purtroppo c'è quella veleno che comincia a diventare pericolosa. Ancora però 30 secondi, ma vediamo che cosa succede. Non è ancora detto. Quel Pekka può dare molto molto fastidio, stiamo a vedere. Ci vorrebbe lo stregone elettrico, vediamo. Attenzione ragazzi, ricordiamo che Nico 0-2 c'è la torre infernale, quindi quel Pekka purtroppo da parte di Zan SG potrebbe non durare tantissimo. Intanto lo stregone elettrico contro quel Pekka, ma attenzione, un minatore da parte minatore, di Zan SG ancora una volta. Il minatore gli darà tanto fastidio. Sì, voglio un attimo per utilizzare la combo con minatore e ragazzi anche la veleno. Non vedo un incantesimo di vedere in questa partita, forse non è così affidabile come carta, ma piuttosto Zan si è preso minatore. si è preso un buon vantaggio, ma mai dire mai. Perché la torre inferno può difendere molto. Sì, deve sì, stare sì, attento sì. Al minatore. Esatto, e soprattutto anche alla veleno, che in realtà non può fare questa cosa, ma piuttosto a quel minatore molto pericoloso. Vediamo. Io così dico mi difenderei abbastanza, e poi proverei ad attaccare, però non è facile, non è assolutamente facile. Eh sì. Adesso arriva eccolo, il minatore. Eccolo il minatore da parte di Zan. Fa male. Attenzione. Purtroppo mette il Pekka dietro, forse si è un attimo sconcentrato perché non è riuscito ad arrivare il minatore, che purtroppo abbassa gli HP a 338 punti ferita per la torre. Il prossimo minatore dovrebbe cavarsela. Sì. Assieme alla veleno sicuramente, intanto il match continua. Più che altro Nico non ha possibilità fondamentalmente di attaccare. È veramente in una brutta situazione. Infatti attenzione, minatore 210, 146, Zan SG vicino alla vittoria, ma la partita ancora non è finita, ma c'è la veleno, attenzione 86, mi sembra che ce la faccia, 26, bravissimo, YouTube Zan SG, vince questo secondo facciamo match. Un applauso. Ragazzi, esatto, facciamo un applauso ragazzi qui dal pubblico per tutti i giocatori che stanno giocando, soprattutto per questo YouTube Zan SG, ancora una volta, si è dimostrato veramente molto molto bravo. Sì. Un applauso a Zan. Oh, bravo Zan SG, dunque che vince questo torneo ragazzi a Modena Nerd. Siamo qui in questo torneo, bravissimo anche a tutti i giocatori che chiaramente hanno se giocato. Zan, se vuoi salire sul ring e salutare tutti. Dai, così facciamo anche qualche ripresa. Purtroppo pensavamo che ci sarebbero state anche delle grand final, ma purtroppo sembra che le finali si siano fermate proprio a Zan e facciamo SG come vincitore. Un applausone a Zan. Bravo Zan SG ragazzi, un applauso fortissimo, dai, è più forti contro Zan SG, quindi complimenti ancora una volta. Complimenti a lui, complimenti a chi ci Nico, segue assolutamente pure. Complimenti a Rional, complimenti a tutti quelli che hanno seguito il torneo da casa, da qui. Complimenti a chi ha organizzato tutto questo bel torneo. Esatto, e soprattutto anche a chi ragazzi ha partecipato ma non è riuscito ad arrivare alle finali. Comunque hanno fatto l'iscrizione stamattina, hanno giocato, speriamo che si siano comunque divertiti, ma soprattutto che vi siate divertiti voi nel pubblico ma anche i telespettatori ragazzi. Speriamo che questo da casa possa essere un punto di partenza per fare altri tornei. Esatto, magari per l'eSport di Clash Royale in Italia. Chi lo so, chi può dirlo. Saremo comunque disponibili per commentare magari future partite. Lasciate un bel mi piace alla live, mi raccomando. Esatto. E direi che abbiamo finito.
Vieni qua, Xyuder. Ci vuole salutare, ragazzi, un certo Xyuder, eccolo qua. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. È stato veramente, veramente bellissimo e grazie Amer per avermi permesso di dire qua, grazie a Yaki. Grazie. Vai, a te, andate a iscrivervi al canale di Xyuder, mi raccomando. Esattamente, esattamente. Complimenti quindi a tutti i giocatori, ancora una volta, anche dal pubblico, ragazzi, da casa su YouTube stanno facendo i complimenti a tutti i giocatori e anche a quelli ragazzi che non sono riusciti ad arrivare alla finale. Ciao ragazzi, ciao Amer, grazie. Un salutone, penso che adesso andranno a chiudere tra qualche secondo, tra 10 secondi potete anche chiudere, quindi ragazzi un salutone da me, da tutto il pubblico ragazzi di Modena Nerd, da me e da Echidale, e anche da ragazzi un grosso applauso dal pubblico che stanno qui ragazzi alla fiera. Eccoli qua, tanti applausi, benissimo. Ciao ragazzi, ciao ciao.